Entriamo in clima natalizio anche nel comparto delle commodities. Lo facciamo attraverso il succo d'arancia e a casa magari si chiederanno: ma che cosa c'entrano il Natale e gli agrumi? Beh, c'entrano se avete visto un film che è appunto un must del periodo natalizio, ovvero Una poltrona per due. Proprio grazie ad un'operazione sul succo d'arancia, i protagonisti, tra cui uno strepitoso Eddie Murphy, beh, mettono a capo i terribili fratelli Duke. Ecco, e al di là della citazione cinematografica ci sono proprio dei movimenti che riguardano il succo d'arancia che sono Sì, particolarmente interessanti. Quindi, Giuseppe, un commento da parte tua, naturalmente, se vuoi anche sulla pellicola natalizia e poi ovviamente sul succo d'arancia. che io vedrò come di consueto anche quest'anno. Nulla, Certo. giustamente hai fatto riferimento al succo d'arancia, che in realtà è una materia prima che commentiamo poco, e anche io. Personalmente osservo i grafici, osservo gli andamenti, ma è una materia prima che personalmente non trado. Al netto di questo aspetto, cos'è accaduto? Beh, volendo stilare, Valentina, una classifica delle performance delle materie prime, tra i primi posti, da un anno a questa parte, c'è proprio il succo d'arancia. In questo momento siamo in area 200-200 dollari per libra, più 52-55% da un anno a questa parte. E cosa è accaduto? In realtà già da tempo ci sono diciamo, ad aver alimentato questi acquisti già a partire da inizio anno. È stato per certi aspetti un rapporto del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti che ha tagliò le aspettative sul raccolto annuale delle arance. Parliamo in quel caso di un raccolto, del più piccolo raccolto dal 1945, inferiore anche a quello del 2017, quando l'uragano Irma ha fatto dei danni incredibili, e il crollo del raccolto è da attribuire ad una malattia, al famoso, è così commentato da diversi analisti, dall'inverdimento delle arance per effetto di una malattia incurabile degli alberi che ne riduce la vitalità. Questo è uno degli aspetti che ha contribuito alla riduzione del raccolto, all'aumento dei prezzi, un aumento della domanda. E nonostante è il Brasile il maggior produttore al mondo di arance, con ho letto proprio in questi giorni i dati, 14,7 milioni di tonnellate su 48 milioni complessive, e chiaramente il mercato americano è sempre un po' al centro dell'attenzione, che condiziona, va a condizionare, se vogliamo, gli stessi prezzi. E sono aumentati quindi i prezzi anche per via di questo aspetto. La produzione della Florida, che è un territorio c'è una grande produzione di arance, sostanzialmente diminuita anche a causa di questa, appunto, di questa malattia. Quindi hai fatto bene a far riferimento al famoso film bellissimo, che mette anche in evidenza l'importanza. Io cerco sempre di sottolineare anche il fascino, la bellezza del mercato delle materie prime, che è legato ad aspetti, in questo caso ad un aspetto cinematografico di gran successo, ma è legato, lo ribadisco sempre, il mercato delle commodities anche ad aspetti storici che spesso commentiamo qui anche insieme, e sono davvero davvero affascinanti ed interessanti. Quindi invito tutti anche a cercare di leggere, studiare, approfondire, o anche solo per una semplice curiosità, la bellezza di tutte quelle narrazioni che, relative ad esempio ai famosi cercatori d'oro dell'Ottocento, gli stessi italiani, molti italiani che partirono dalla penisola fino in Alaska per cercare, lungo il fiume Yukon, per cercare di trovare fortuna. Uno dei tanti italiani, il famoso Felice Pedroni, che parte verso la fine dell'Ottocento e cerca di trovare fortuna, addirittura fondò una città, la famosa Fairbanks, e quindi ci sono tanti aneddoti legati proprio alle storie vere legate
alle materie prime. Ecco, sì, Giuseppe, diciamo che appunto dal succo d'arancia di una poltrona per due fino alle pepite d'oro, il mondo delle commodities si presta particolarmente allo storytelling. Abbiamo capito questo con storie, ecco, e aneddoti particolarmente curiosi e interessanti. Quindi, insomma, un mondo affascinante che continuiamo a scoprire grazie anche ai tuoi interventi settimanali.